Ciao, allora eccoci nel video delle scoperte del mese. Io spero che vadano bene luci ed audio e tutto quanto, speriamo, ok? Perché ho dovuto chiudere le finestre? Perché ci sono i vicini che stanno facendo dei lavori e li avranno per non si sa quanto. Oltretutto, ho dovuto chiudere perché se no, ovviamente, quindi potrei anche sciogliermi, ma non importa. Allora, video delle scoperte del mese, la prima che vi mostro sicuramente è questa maschera dell'Equilibra. Questa è la maschera Aloe, maschera viso purificante con aloe, argilla verde, succo di cetriolo, senza parabeni, siliconi, petrolati e PEG, oli minerali e paraffina. La confezione comprende, è una monodose, però è divisa in due, quindi ha due applicazioni, due da 7,5 ml, e ho guardato il prezzo, 1,95 € da Tigotà. Allora, questa intanto ve la mostro, che è questa qui. Allora, cosa dire di questa maschera? Non ho trovato difetti. Allora, l'inci, come dicono loro, senza tutte queste cose, è vero, ha un ottimo inci, assolutamente. Poi è una maschera che a me piace, soprattutto perché ho la pelle mista. È delicata perché comunque ha l'aloe, quindi va bene anche per la pelle sensibile perché ha l'argilla verde, che non è quella più aggressiva. E comunque sia, ed si applica bene. La quantità, che poi è questa, perché sono in due parti, quindi è questa, è perfetta per un'applicazione su tutto il viso, quindi anche un bello strato. Si lascia agire, dicono 10 minuti, ma io la lascerei un pochino di più. Comunque me ne accorgete voi quando è secca, quando è asciutta. Si rimuove facilmente con una spugnetta oppure con dell'acqua tiepida. È facile anche da rimuovere, non irrita la pelle, ma la lascia. Aspettate che ho qualcosa in un occhio, ovviamente. Poi lascia la pelle davvero purificata, i pori sono meno visibili ed oltretutto non irrita la pelle, quindi davvero valida, valida sul serio. Poi 1,95 € per una maschera dell'Equilibra, che è un ottimo marchio, ha le certificazioni tutte del caso, è un Made in Italy, davvero valida. Oltretutto, essendo piccolina ed essendo per due dosi, è perfetta anche da portare in viaggio, perché no, per 1 o 2 settimane tranquillamente siete a posto. Io quindi questa ve la super Allora, consiglio. Seconda scoperta del mese è sicuramente questa crema dell'Occitan, di cui avevo una mini taglia da un po', perché non c'è scritto ovviamente la quantità, eppure la sto cercando, ma giuro che non c'è scritta. Comunque questa mini taglia, e si chiama Crème Comfort Légère con 5% di karité. Ah, era un 5 ml, l'ha scritto davanti. Comunque sia, questa qui mi è durata anche abbastanza perché l'applicavo solamente alla sera. Allora, la confezione è questa qui, che vedete che è una mini taglia, ma ho segnato il prezzo, quindi sul loro sito ufficiale 50 ml viene 28 €. Allora, prima cosa, inci, ottimo, quindi questa è una cosa molto valida. Poi dice di essere una crema comfort leggera con il karité, quindi leggera ma idratante. Allora, intanto, profumo, ricordavo bene, sa di karité, quindi se vi piace la profumazione questa è un'ottima crema. E poi mantiene le promesse, sì, perché anche con il caldo è una crema che si stende po' basta poca, si stende bene sul viso, assorbe quasi immediatamente, e 5 ml mi sono durate più di una settimana a me tranquillamente. Idrata bene, ma non unge, quindi io l'applicavo la sera e alla mattina anche con il caldo e anche se dormo senza climatizzatore, vi posso assicurare che non l'ho mai trovata lucida, quindi davvero mantiene le promesse. E se avete bisogno di idratazione ma non volete una crema pesante, questa davvero ve la super Allora, consiglio. ultima scoperta per questo mese, e questa devo dire che è davvero una grande scoperta, perché vi parlo di questo balsamo labbra della Labello. Ebbene sì, questo è il Vanilla Buttercream. Allora, la confezione è un 4,8 grammi, segnato il prezzo 1,69 €. Allora, vabbè, io l'ho completamente finito. Profuma di vaniglia poco, veramente, più di buttercream, boh, no, di crema. Vabbè, comunque non è tanto il profumo, perché tanto non persiste sulle labbra, ma è, oddio, sto spostando tutte le luci. Aspettate, ok.
E ve lo faccio vedere, è questo qui, con la scritta proprio dove sta la scritta. Qui, vanilla buttercream. E devo dire che è stata una scoperta. Perché? Perché io non usavo la Labello da anni per via degli inci, ma l'hanno riformulato e la cosa mi piace molto perché infatti sono andata a guardarlo ed è valido. Accidenti, è valido davvero, quindi promosso per questo caso. Poi, allora, attenzione perché è un balsamo labbra molto idratante, molto nutriente, perfetto per le labbra screpolate, anche sia con il vento oppure con il sole, ottimo. Potrei fare questo giochino qui, ASMR. Per tutto il giorno. Comunque lo so, magari qualcuno può dare fastidio. Comunque attenzione perché è molto morbido, quindi proprio burro. E si stende bene sulle labbra, non le lascia lucide e non le lascia appiccicose, però uccidetevi tra poco, lo so, però davvero è valido perché le nutre a fondo. Unica cosa, è molto morbido, quindi attenzione, magari in estate non mettetelo in borsa perché se state sotto il sole si può anche sciogliere perché è davvero molto morbido di suo. Però, oltre a essere idratante, oltre ad avere un buon inci, oltre a costare poco, provatelo anche magari, dato che è un pochino morbido, applicato un pochino di prodotto assieme a dello zucchero, e fine. Perché fa uno scrub fantastico alle labbra, vi toglie tutte le pellicine che magari potete avere, però essendo molto nutriente le lascia anche morbide. Provatelo perché davvero è valido ed è costa meno di quegli scrub già pronti per le labbra. Questo è davvero valido e oltretutto costa poco e cavolo, la Labello con un buon inci è una cosa incredibile, quindi sicuramente provatelo. Allora, queste erano tutte le scoperte del mese e ho avuto davvero delle grandi scoperte. Come sempre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate. Vi ricordo sempre, intanto, di seguirmi anche su Instagram, qui sotto avrete il link, perché lì pubblico tutte le recensioni lampo, quindi quelle dei prodotti che uso una o due volte e vi faccio una first impression. Se non avete Instagram, tranquilli, seguitemi tranquillamente su Facebook o sul blog perché le pubblico anche lì sempre. Tutti i link in descrizione e comunque sia, se vi è piaciuto il video, mi raccomando di mettermi un like e di cliccare sulla campanella così non perderete i prossimi video. Alla prossima, ciao!